viabilità collegata forma il sentiero Frassati. Io vorrei sottolineare appunto che, come è stato peraltro già detto, insomma, che c'è questo legame fra il territorio urbanizzato e il territorio quello più naturale, insomma, però il filo di collegamento. Sì, il filo di collegamento dell'intero percorso si svolge in gran parte su percorsi che sono storici, che hanno una storia alle spalle più o meno lunga, e abbiamo cercato di valorizzare questa storia che ci sta dietro, creare dei legami e attraverso il sentiero Frassati anche proporre un modo di andare, di camminare, che duri per più giorni, insomma. Noi siamo, almeno qua nella nostra provincia, siamo molto bravi a organizzare escursioni giornaliere, a camminare per un giorno, al massimo due, insomma, però nella nostra cultura non c'è ancora il camminare che ti fa star fuori per più giornate, che ti crea veramente dei legami con l'ambiente dove cammini, e soprattutto ti libera la mente, insomma. È anche il messaggio di Frassati, vuol dire, è un esempio proprio in tanti sensi, insomma. Se chi ha, dopo avrà modo di leggere con pazienza la guida e cogliere, insomma, il messaggio di Pier Giorgio Frassati, credo riconoscerà tanti valori che spesso non ci facciamo caso, ma che ci sono, insomma, no? Sì, che è un modo anche per sensibilizzare a questo modo, a questo approccio diverso al camminare, all'andare non solo in montagna, insomma, ma proprio a stare fuori.